intanto parto da un ringraziamento perché vi siete iscritti al canale, avete fatto delle domande e io sono già pieno di argomenti da trattare che provengono da vostre richieste e con calma li tratterò. Oggi vi volevo parlare di un rudimento perché ogni tanto bisogna pur parlare dei rudimenti. Siccome però il web è pieno di video che parlano del paradiddle, il paradiddle la fa un pochino da padrone, il primo paradiddle, il secondo paradiddle. Invece io volevo trattare di un rudimento che viene un pochino messo da parte, poco considerato, che è il flamed mill. È un rudimento con il quale si possono fare un sacco di cose. La radice di questo rudimento parte in effetti da un terzo paradiddle, cioè dal paradiddle che parte dal diddle. Vediamo un po'. A questo paradiddle pensate di aggiungere un colpo con la mano opposta alla partenza, un solo colpo. Verrà in velocità probabilmente naturale suonarlo come un flam, ma che sia un flam o che sia un unisono, il risultato comunque sarà altrettanto buono. A questo punto proviamo a dargli un pochino di velocità. Questo flamed mill può essere esteso e diventare un double flamed mill e quindi diventare una sestina fatto in questo modo. Lo ripeto lentamente. Se volete variarlo ulteriormente, potete decidere di farne un gruppo di 5 colpi. In che modo? Lui parte così, ne aggiungete uno di colpi singoli, chiaramente il rudimento tornerà dalla stessa parte. Non può più chiamarsi Flamed Mill, però prende origine da lì. Ripeto. Lo farete anche con l'altra mano, visto che la mano non cambia. E a questo punto abbiamo un esercizio di 4, che è il Flamed Mill, abbiamo un esercizio di 5 e un esercizio di 6. Che si possono sviluppare naturalmente in velocità. Un'altra cosa ottima che potete fare, perché in fin dei conti tutti i rudimenti sono un po' fini a se stessi se non possono essere applicati nella musica, è quello di cercare di trovare una soluzione musicale. Io ho trovato questa, applicarlo a un bajao come ostinato e fare in modo di partire un sedicesimo prima dell'inizio della battuta con il mio flamed mill. Dopodiché le figure di 5 e di 6 possono essere modulate internamente al bajao perché diventino un utile esercizio di tecnica e riscaldamento, ma anche un qualcosa di musicale.
Spero che questo esercizio vi sia stato utile, buon divertimento e ci vediamo come sempre alla prossima puntata. Ciao!